vivono in gruppi sociali che possono arrivare anche ad un numero di 60 soggetti. Per evitare l'accoppiamento tra consanguinei, le femmine si allontanano dal gruppo per accoppiarsi con altri maschi. Dopo una gestazione di circa 9 mesi, solitamente nasce un solo cucciolo che fino ai 5 anni non si allontana mai dalla mamma. Possono camminare eretti, in posizione bipede, insomma, molto vicini all'essere umano. Sebbene più piccoli di noi, gli scimpanzé hanno una forza di 5 volte superiore alla nostra. Un maschio adulto può raggiungere un'altezza di 1,20 m e un peso tra i 40 e i 50 kg. Sono animali diurni, si muovono prevalentemente camminando sul terreno, salgono sugli alberi quando preparano i loro giacigli per trascorrere la notte o per cercare frutti. Al bioparco sono 4 gli ospiti, un maschio e ben 3 femmine. Si tratta di Bingo, Susi, Eddie e Pippi, che dal novembre del 2001 popolano uno splendido exhibit di 1500 metri quadrati. Maria, siamo di fronte all'area degli scimpanzé, sono 4 esemplari fantastici, 3 femmine e un maschio. Raccontaci un pochino la loro storia. Dunque, tutti gli animali che stanno qui al bioparco sono qui ormai da tantissimi anni e sono arrivati molto piccoli, tranne Pippi, che è una di quelle due sdraiate là in fondo che si gode l'ombra, che è arrivata recentemente dallo zoo di Pistoia. Sia Pippi che Bingo che Eddie sono stati sequestrati, sono animali che sono stati tenuti da privati che li tenevano senza il permesso di farlo e probabilmente sono anche animali che sono arrivati dalla natura. E questa cosa è particolarmente brutta nel caso degli scimpanzé, perché con le scimmie antropomorfe quello che si fa per prendere i piccoli è uccidere le mamme in maniera terribile, traumatizzare questi piccoli che vengono separati brutalmente dalle mamme. La gran parte dei piccoli muore durante il viaggio e poi chi sopravvive viene venduto nei mercati esteri. La loro vita all'interno del bioparco parte sin dalle prime ore del mattino con il saluto dei guardiani e la colazione, che si compone di tazze di latte e orzo, frutta, solitamente una banana. A mezzogiorno seconda tranche di pappa, il menù si compone di verdura mista, a cena invece il pasto prevede anche una fetta di pane. Per non parlare delle golosità del fine settimana, patate, uova sode, cereali e pigne ripiene di riso bollito, ogni mutamento e abitudine viene monitorata, anche se sempre a debita distanza. La filosofia dello staff del bioparco infatti è sempre quella di non interferire troppo nella vita degli animali selvatici, seppur così vicini alla natura dell'uomo. Come noi, anche gli scimpanzé possono esprimere sentimenti e stati d'animo attraverso la semplice espressione del viso. Possono infatti muovere un alto numero di muscoli facciali, spinti da una spiccata intelligenza. Tra le abilità che lo avvicinano di più al nostro mondo, senza dubbio la possibilità di unire il dito pollice con l'indice, da cui deriva la capacità di costruire strumenti, caratteristiche che hanno permesso nei secoli lo sviluppo della specie. E per quanto riguarda l'entrare insieme a loro, non si fa mai per vari motivi. Il primo è un motivo, diciamo, più macroscopico, che è la sicurezza, cioè loro sono animali molto forti, molto più forti di noi. Uno scimpanzé maschio pesa 70 kg, si tira su con 2 dita della mano, per cui potete immaginare la forza che hanno nelle braccia. Se anche per un atteggiamento di affetto ci vogliono tenere la mano e non ci fanno andare via, come glielo spieghiamo che noi dobbiamo uscire dalle gabbie e loro rimangono dentro? E questo è un motivo, ma un altro motivo è che è importantissimo che le specie selvatiche stiano tra di loro. Rendere troppo intimi i rapporti tra gli uomini e gli animali con cui lavoriamo non serve a nessuno, per loro è solo un danno, perché soprattutto con i piccoli si rischia di far sì che loro perdano quelle capacità naturali, quei comportamenti naturali che li rendono che gli danno la possibilità di relazionarsi con altri individui della propria specie per avere contatti con noi. Quali sono invece le relazioni che hanno tra di loro? Che tipo di società è quella dello scimpanzé? Dunque, la struttura sociale di uno scimpanzé è una struttura molto complessa, perché in natura vivono in gruppi, in comunità molto grosse, molto numerose, e possono essere anche di 200 individui. Però viene definita fission fusion, perché è una struttura che si unisce e si separa in continuazione, e le piccoli nuclei che si uniscono e si separano con gli altri nuclei sono i nuclei familiari. La mamma sta con i propri piccoli. Se maschio invece rimane nel gruppo in cui è nato e si va a unire nei gruppi di maschi. I gruppi di maschi adulti
vivono, fanno tante cose insieme, poi rimangono sempre in rapporto stretto con le proprie mamme, però comunque fanno tante cose insieme con gli altri maschi. Gli scimpanzé sono animali a rischio di estinzione, praticamente stanno scomparendo, una grave perdita per tutto il sistema, per questo la loro specie va assolutamente preservata. Gli scimpanzé sono in gravissima minaccia di estinzione, sono animali che stanno sparendo e oltretutto la cosa che colpisce, gli scimpanzé sono animali molto molto evoluti, si parla di culture di scimpanzé, cioè hanno studiato gli ricercatori che in natura ci sono popolazioni che hanno culture, hanno dei comportamenti che sono diversi da altri gruppi di popolazione di scimpanzé. Ecco, importante ricordare quindi anche la mission del bioparco, che è proprio quella di preservare la conservazione delle specie animali, e appunto queste sono specie in via di estinzione, quindi è ancora più importante. Esatto, noi speriamo che oltre a aiutare e cercare di trovare fondi per la conservazione in natura, speriamo anche che facendo conoscere questi animali che ormai vivono qui da tanti anni, non è pensabile che possano tornare in natura, gli si farebbe più un dispetto, un danno, li si porterebbe a morte certa. Cercare di mantenerli nel miglior modo possibile e cercare di far conoscere a tutti quanti quanto sia bella, importante, e evoluta, fantastica questa specie, in modo che si possa stare per il possibile più attenti per il futuro.